Il Napoli ha da poco acquistato il suo vice Anguissa. Ma cosa sappiamo di questo centrocampista classe 99? Ecco le 10 curiosità su Jens Kajust. Numero 1. È mezzo statunitense e mezzo svedese, ma è nato e cresciuto in Cina. A soli 5 anni si trasferisce in Asia per il lavoro del padre e inizia ad imparare la lingua del luogo. Oggi riesce a parlare ben 4 lingue: inglese, svedese, cinese e anche il francese. Magari questo gli servirà per comunicare al meglio con Garcia. Numero 2. Gioca a calcio ma è appassionato di NBA. Come ogni statunitense che si rispetti, non può fare a meno di seguire la sua squadra del cuore, la Golden State Warriors, il campionato di basket più famoso al mondo. In questo si troverà benissimo con Kvaratskhelia. Numero 3. Si è fatto strada attraverso i tornei giovanili dell'Asia, per poi entrare prima nelle squadre svedesi e in seguito in quelle danesi. E non dimentichiamo che ha giocato in Ligue 1, a Reims, dove ha trovato tifosi che lo hanno amato. È stato già apprezzato dunque in diverse regioni del mondo, ma saprà farsi apprezzare anche nel mondo del calcio italiano? Numero 4. Il suo idolo è sempre stato Andrea Pirlo. Eh già, un giocatore che non ha mai giocato in Italia, ma che ha sempre apprezzato la tecnica italiana dell'attuale allenatore della Sampdoria. Chissà se un giorno si incontreranno. Numero 5. È alto 1,88 m. Un fisico imponente, ma non per questo poco agile. La forza di Kajusta è proprio quella di essere rapido nei movimenti e tecnico nella fase di non possesso. Numero 6. In Ligue 1 è apparso tra i migliori centrocampisti per palle recuperate. Pur mantenendo la posizione, riesce a fiondarsi sul pallone impedendo all'avversario di avanzare. Perfetto per il gioco di Rudy Garcia. Numero 7. Da ragazzo è stato costretto a fermarsi per 1,5 anni a causa di un problema alla crescita delle ossa e delle cartilagini. A 15 anni, per un'osteocondrite a un ginocchio, si è trovato a dover interrompere la sua carriera calcistica. In un'intervista ha affermato: «Ho dovuto guadagnare 12 centimetri. Sono diventato più alto e più forte». Numero 8. Ibrahimovic l'ha portato al Reims. Durante un colloquio, Zlatan ha consigliato a Kajust di entrare in una squadra che avrebbe potuto dargli spazio per giocare. È così che in un mese il centrocampista giocò ben 7 match di fila nella posizione di playmaker. Numero 9. Il Reims ha ricevuto circa 12 milioni di euro per cedere Kajust al Napoli. Il Midtjylland lo acquistò nel 2018 per 170.000 euro dagli svedesi del Norrgrite. In seguito il Reims lo acquistò per 10 milioni di euro. Numero 10. Il suo soprannome è Pannocchia di Mais, un nickname nato durante il periodo al Midtjylland dovuto alla sua altezza. Secco e lungo, ricorda proprio la pannocchia di mais. E tu conoscevi queste curiosità su Jens Kajust? Se la risposta è no, iscriviti al canale per conoscere i nuovi acquisti del Napoli prima dei tuoi amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Il Napoli ha trovato il suo nuovo acquisto, non solo Nathan, anche Jens Lis Michel Kajust. Nome più difficile da pronunciare ce ne sarebbero, ad esempio qui c'è Kvaratskhelia, per carità. Però che giocatore è il nuovo acquisto del Napoli? È un centrocampista svedese di origini americane, nato nel 1999 e che festeggerà il suo compleanno proprio domani, 10 agosto, firmando il contratto con gli azzurri. Le viste mediche a Roma, Villa Stewart, un acquisto di cui si era vociferato magari nei giorni scorsi, però non si era arrivati alla conclusione nel giro veramente di poche ore. Ma che giocatore è? Classe 1999, 188 centimetri di altezza, è un centrocampista centrale che il Napoli acquista per dare un cambio a André Frank Zambaghissà dopo il non rinnovo del prestito e il non riscatto di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham. Che giocatore è? Un centrocampista box to box, capace di giocare non soltanto in fase difensiva, contrasti e pressing sul portatore di palla avversario, ma soprattutto capace di proiettarsi verso la fase offensiva, l'area avversaria. In Francia 3 gol allo Stade Reims quest'anno, e tutti e 3 dalla panchina, nessuno come lui, quindi anche un piccolo record. Ma che giocatore è? Come nasce Kajust? Questa qui è la pronuncia, prima di evitare
qualsiasi problema come è successo con Kvaratskhelia, ad esempio. Diciamo che Juste è un nasce calcisticamente in Svezia all'Orgreit, squadra che ha militato anche in Serie A, poi si trasferisce in Danimarca nel 2018 al Midtjylland. Lo ricordate, il club che affrontò anche il Napoli all'epoca di Maurizio Sarri in Europa League. Al Midtjylland resta dal 2018 al 2022, quando a gennaio si trasferisce in Francia. Circa 10 milioni di euro il trasferimento dal Midtjylland allo Stade Reims, squadra di Ligue 1. Cosa succede poi? Gioca un anno e mezzo fino ad arrivare a questa stagione, 31 presenze, 3 gol nell'ultima Ligue 1, una presenza notevole in mezzo al campo e, diciamo, 3 gol che hanno convinto il Napoli poi a investire una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro, con ingaggio simile a quello di Pernatan, dal milione di euro circa a salire, per dare un altro uomo al centrocampo del Napoli, considerando i tanti movimenti che possono esserci in entrata e in uscita. Che giocatore è il cambio di Anguissa? Da questo punto di vista, tecnicamente mancava un giocatore che potesse cambiare il Camerunese, che peraltro, ricordiamo, a gennaio mancherà perché c'è la Coppa d'Africa, e quindi un'arma in più nello scacchiere di Rudy Garcia. Dopo Nathan quindi arriva un altro acquisto per il Napoli, magari poco conosciuto come lo stesso Nathan, però giocatore di sicuramente valore, prospettiva, futuribilità, che è quello lì che più interessa al Napoli, campione d'Italia, e la speranza di vederlo già qui a Castel di Sangro, Jens Kajuste, in modo da poter vedere quello che sarà il quinto svedese con la maglia del Napoli, dopo Amrin, Jeppson, Carl Corneliusson e Jonas Stern. Un altro centrocampista svedese arriva in maglia azzurra, e la speranza ovviamente che possa ricalcare le gesta di Tern, Amrin e Jeppson, magari non di Corneliusson che ha giocato al Napoli in Serie C, però un altro centrocampista agli ordini di Rudy Garcia. Un mercato del Napoli che si sblocca a agosto iniziato, prima Nathan, adesso Kajuste, ricordiamolo, circa 10 milioni di euro, bonus più, bonus meno, dallo Stade Reims, centrocampista classe 1999, che ovviamente non può che festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, firmando per il Napoli. Benvenuti alla settima puntata di Sangro Azzurro, sigla. Questo è un motivetto che mi piace tanto, è Sangro Azzurro, olè, Sangro Azzurro, olè. Partiamo subito dalla notizia del giorno, un nuovo acquisto. La notizia qual è? Quella che ci ha svegliato stamattina? Veramente, mi sono svegliato e ho fatto colazione e sono venuto qua. L'acquisto del nuovo centrocampista. Arriva un nuovo centrocampista, ha sentito? No, non ho sentito, non lo so, chi è? Sapevo tu su fatto, l'acquisto di Dombele. No, Dombele, il sostituto. Il sostituto. Stavo in macchina venendo qui e mi è stato annunciato tramite WhatsApp e l'ho scoperto all'improvviso. Lei ha sentito dell'acquisto? Stamattina c'è stata una notizia. No, mi dica. Un centrocampista sostituto di Ndombele, numericamente. Mamma mia, chi dell'Atalanta? Quello dell'Atalanta? Non voglio alimentare le sue speranze. No, lo spagnolo? Di più. Wow, a chi ha cattato? Kajuste. Nato sconosciuto. Ci è rimasto un po' male? Parecchio. No, perché speranza mi era uno che li ruffi, ti dico la verità. Pazienza. Speriamo, no, pazienza se ne chiude ormai da tanti anni. Mamma mia, che luogo pallone, non lo sapevi proprio qua. Kajuste del Rem, ma sorpresa è fatta per un centrocampista. Non lo conosco, speriamo bene. Un buon rimpiazzo al posto di Ndombela. Che se n'è andato Ndombela. Ndombela. L'ha imparato il nome? Non ancora. Non lo so ancora pronunciare. Dammi il tempo per durante l'anno. Che... Esatto, sì. Cinque ciulo, una cosa che sta. Come cinque ciulo? Cinque ciulo, una cosa che... No, Cajulo. Kajust. Ceju. Ceju. Kajuste. Kajuste. Ustel. Kajuste. Ah, giusto alla finale, lo vogliamo. Ah, giusto alla regime. Ustel e patatino. Giusto alla patatina. Kajuste. Kajuste, penso di sì. Sì. Da che squadra proviene? Boh. Dal Reims. Ah, francese. Hai studiato il profilo del centrocampista? Ancora no, perché mi è arrivata la notizia stamattina. Ho capito, potevi andare su YouTube a guardartelo. Scusa, che tifoso sei? Subito devi informare. Ho avuto l'occhio. 15 presenze nella nazionale svedese.
buono. Dobbiamo scommettere su questo Napoli, non dobbiamo scoraggiarci. A furia di scommettere sul Napoli ci sta venendo la ludopatia però, eh? Io sono molto fiducioso, anzi pure l'anno scorso non ero fiducioso. E quindi lei si fida dell'acquisto? Non è che mi sfido, io sono molto fiducioso. Io ho sempre dato fiducia a tutti sin dall'inizio, come ho dato fiducia a Kim, do fiducia anche a Nathan e anche a questo Caius, nuovo giocatore che è arrivato. Allora penso che dobbiamo attendere, dobbiamo dare fiducia sia alla squadra, all'allenatore e pure al presidente. Invece il difensore l'ha imparato? Il difensore non mi ricordo. Una tempennà con la motocicletta. No, devi andare piano. Ho da dire una cosa. Io vedo sui social un sacco di allenatori improvvisati, che basta che si senta un nome o sconosciuto o meno conosciuto, mocca, cosa fa. Io se c'è una cosa che ho imparato a fare, gli allenatori da social non si guadagna niente. No comment finché non si arriva a metà campionato. Per me se c'è giusto ha più scettato di Ndombele è già un grande acquisto. E a guardarlo di che nazionalità è? Secondo me sarà ivoriano. Vai, Costa d'Avorio. È francese? No. È greco? Brasiliana? Se lo guardo mi dà l'idea di una persona medio orientale o africana, non lo so. È svedese? È svedese? Svedese? Ha preso dei Ibranovic, ha pigliato. Ibranovic? Ibrahimovic? Esatto. Come? Ibranovic. Non mi riesce. Non me ne vado da qua fino a che lei non riesce a dire. Ibranovic. La I, no. I dopo la I, Ibra, Ibra, la I. Ibra. I. Movic. Movic. Tutto attaccato? Ibrahimovic. Per poco. Con la M, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Io non voglio immaginare lei come pronuncia Kvaratskhelia. Garasceta. No. Il numero 77 del Napoli. Entra in campo Kvicha. Garasceta, no. Kvaratskhelia. Più o meno, a leggerlo se la cava meglio. Però la V non si vede bene. Kvaratskhelia. Va con la F. Però sì. Prima la K. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Lasciamo stare. Tu ti fidi, diciamo, degli acquisti sconosciuti come è successo l'anno scorso? Guarda, se la fortuna ci gira, saranno fenomeni come Kim che ci ha salutato e Nathan sarà un ottimo sostituto. Ndombele ha fatto il suo lavoro, speriamo che questo nuovo acquisto faccia il suo. E se non gira la fortuna, ci girano qualche altra cosa? Ah vabbè, quelle sono anni che ci girano. L'anno scorso ci è andata bene, però per 33 anni hanno preso il volo. Io ho avuto la fortuna di vedere il terzo e spero di vedere anche il quarto. Io seguo il Napoli da oltre 70 anni. Ragazzi, avete portato un amico allo stadio? Questo è il nostro ciucciariello portafortuna. Dove va lui, il Napoli vince sempre. E qua non può sbagliare perché giocano Napoli contro Napoli, quindi vincerà sicuramente. Basta che si gonfia quella rete. A casa sta sempre in braccio a me, insieme a lei, e guardiamo sempre le partite insieme. Lei sta al mio ginocchio destro e sinistro e lui sta su quello sinistro, destro. Dico a tutti quelli che dicono sempre che le mogli e le ragazze, no, state lontane, guardare la partita, porta fortuna. Guardatevi le partite in famiglia, la cosa più bella. La posizione non si cambia, è importante essere scaramantici. Quindi questa è una strategia che è adottata in tutti gli ambienti, diciamo, la posizione non la cambiate mai. Siamo o non siamo un popolo scaramantico? La scaramanzia è importante. Lei ce l'ha un rito scaramantico? Sempre. Quale sarebbe? Quando si inizia la partita facciamo il segno della croce per iniziare, per fare il finale con un grido gol per la vittoria. Siamo a casa del nonno tutti seduti nello stesso posto, sullo stesso divano, sempre nella stessa parte. Ci abbiamo anche il ciucciarello, lo prendiamo, ce lo mettiamo sul divano, lo accarezziamo e ci vediamo la partita. Porta fortuna, esatto. Tipo amuleto. Abbandoniamo l'argomento calciomercato e concentriamoci sull'allenamento di oggi. Io ho rinunciato a una giornata in albergo a 5 stelle con una spa per venire qua e fare contento a mio marito, perché è un tifoso sfegatato. E ovviamente, essendo la moglie, io l'ho accontentato. Ho rinunciato il mio giorno per me e per lui, per il Napoli. Viva Napoli! Che moglie! Grazie. Com'è stato l'allenamento mattutino? Ma li vedo abbastanza svegli, preparati e convinti. I giocatori si divertono, noi ci divertiamo, questo è importante. Che è questa bandana? No, una bandana che la tenevo qua per il sole. Io no. Oggi picchia il sole? Oggi picchia, sì, si sta bene. La capa pollo, oh. Yeah,
vedi? È bella così. Fuori allo stadio mi inserisco in una chiacchierata da bar molto infervorata. No, stavo parlando, non so se comunque è vero o no il fatto che dicevano che Osimhen e molto probabilmente Zelischi stanno in partenza. Lei come la prenderebbe? Beh, veramente non dovrebbe venderlo. 160 milioni pare essere l'ultima offerta. Non c'entrano i soldi, c'entra la soddisfazione dei clienti, dei tifosi del Napoli. Ma quello è collaudato, Osimhen. È il più grande giocatore del mondo, è quello che ci ha fatto vincere il terzo scudetto e non bisognava venderlo. Non è colpa mia, non lo sto vendendo io, cioè io me lo terrei, giuro. No, io mi sto contro il presidente. Ah, ma credo che era contro a me. Ma certo. No, contro di lei no. L'ho vista infervorata. Se siete arrivati fin qui con il video, commentate con un emoticon del pallone. Io intanto vi do appuntamento a domani e vi lascio con la sigla finale. Sangrazzurro, 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 c'è sta mare fora, sangrazzurro fora. Amici di Calcio Napoli 24, buonasera, benvenuti al 14° giorno di allenamento del Napoli in ritiro a Castellisangro. Un saluto a Claudio Russo, tra un attimo mi raggiungerà anche Marco Lombardi, ultimo allenamento a porte aperte prima della chiusura del ritiro del Napoli di Rudy Garcia domani alle ore 18:30. Napoli Apollo Limassol, la squadra cipriota, l'ultimo campionato di Serie A cipriota, che è arrivata in tarda mattinata dopo pranzo qui a Castellisangro, e siamo però qui per raccontarvi quello che sarà l'ultimo allenamento azzurro. Un saluto come sempre da Claudio Russo, un ringraziamento a Emanuele Bernardo in regia, siamo in diretta anche su YouTube, commentate, lasciate un like e vi racconteremo tutta la seduta. Ovviamente vediamo se oggi sarà il Cajust Day. Jens Cajust è l'ultimo arrivato in casa Napoli, centrocampista svedese e americano, arrivato allo Stade Reims, club francese, per circa 12 milioni di euro, e in attesa ancora di ufficialità da parte dei due club. Quindi capiremo un po' se sarà presente qui. Per ora Marco Lombardi entra ed esce. Marco, buonasera. Buonasera, per ora nulla. Insolitamente i giocatori sono arrivati molto tardi qui allo Stadio Patini, sono arrivati esattamente alle 17:35. Di tre minivan hanno portato parte del gruppo azzurro. In ultimo è arrivato adesso, due minuti fa, solo in uno dei van appunto del Napoli, e per ora non c'è ancora Cajust. E se non arriva, se dovesse arrivare, arriverà in abiti civili, possiamo dire così, perché non è ancora ufficiale il suo arrivo al Napoli, quindi non può vestire magliette o, diciamo, kit d'allenamento legato all'SC Napoli. Quindi per ora la notizia è che l'allenamento è in ritardo. Allenamento in ritardo, però ci sono 5.000 tifosi qui a Castellisangro, perché sono state aperte tutte le tribune scoperte, i distinti a 2.300 posti, le curve da 1.400 posti, almeno quella lì nord, la sud attorno ai 1.000. Diciamo 5.000 tifosi oggi, e stanno anche stretti. Non so se nel frattempo che l'irrigatore, mi ero confuso, l'irrigatore idrante, si è azionato testamente a bordo campo, quindi un po' di membri dello staff del Napoli sono dovuti spostare per evitare di essere intoppati. Non so se lasciate un attimo libero, intanto Marco, scusate se vado avanti e dietro, però capirete che il lavoro chiama, quindi vado avanti indietro, comunque torno ogni tanto a darvi supporto. Quindi qualsiasi cosa, ovviamente, Marco Lombardi verrà qui. Dicevamo, siamo in diretta dallo stadio Patini di Castellisangro e ovviamente siamo in attesa. Sono state già schierate 6 mini porte sul terreno di gioco, nella metà campo alla nostra destra, da dove stiamo parlando in questo momento, con dei cinesini. Nella parte sinistra non c'è ancora nulla, probabilmente potremo vedere un'esercitazione già vista nei primi giorni di ritiro, ovvero un allenamento e un esercizio sulla velocità e la rapidità nel possesso palle e nel tiro in porta. È tornato Marco,
cos'hai? No, calma piatta, qui sotto all'ingresso dello stadio, quindi secondo me al momento non è ancora arrivato Cagliusto. E... forse qualche giocatore, credo sia andato in palestra, più che altro perché avevo visto un paio di tifosi. Sì, di Olivera. Sì. Notizia, c'è cioè Victor Osimhen, non se l'hai detto già, l'ho visto scendere da uno dei due van appunto dove c'erano i giocatori azzurri. C'è anche Frank Zambanghissà, presumo che vada anche lui in palestra a fare differenziato. E andiamo a leggere un po' quelli che sono i tifosi azzurri sulla nostra chat. Vi ringrazio, 860 spettatori, lasciate un bel like ragazzi, a voi non costa niente, a noi ci aiuta per aumentare la nostra diretta. E dicevo che Zielinski ha avuto solo, può darsi che sia uscito in uno dei tre van qui arrivati, ma comunque ieri si è allenato, quindi per il momento capiremo se sarà in campo oggi, ma ieri si è allenato. Ci sarà anche Osimhen, che evidentemente andrà anche in palestra con Anguissa. Na 1926, non lo facciamo vedere l'allenamento perché è il Napoli che decide quando, se, come, in che durata, in che modalità mostrare le immagini degli allenamenti. Se il Napoli ce lo vieta, noi non possiamo mostrarle, punto, semplice. Ce lo ha consentito quattro volte in questo ritiro di Castellisandro, quindi, e noi tutte e quattro volte vi abbiamo mostrato. Per il resto proviamo, come sempre, con la nostra diretta video, a darvi tutte le possibili informazioni in merito ai allenamenti degli azzurri, e ovviamente vi raccontiamo tutto quello che vediamo e facciamo i video dove possibile e dove ci è consentito, tipo il possibile arrivo di Cagliusto adesso. Ecco perché stavo facendo la spola fra la nostra postazione e diciamo l'uscita qui dove si vede cosa accade all'esterno dello stadio. Nel frattempo Al Patini, tempo coperto, tira un discreto fresco, si sta bene, ovviamente per per questa ultima sessione di allenamenti aperta ai tifosi. Sì. A noi, se puoi mandare il video che ho fatto al gioco, certo, dei giocatori, così magari mostriamo quello, così invece di mostrare solo le foto, perché si vede Osimhen non claudicante, quindi diciamo, o comunque da quello che sembra non claudica Russo. No, basta, questa brutta. Non è che Cagliusto non ha assicurato visite mediche, no Pasquale, non penso proprio, però aspettiamo l'ufficializzazione. L'allenamento infatti è a porta aperta, Antonio, non significa che sia aperto alle telecamere. 15 entrano i giocatori del Napoli in campo, i primi due sono la Spadoletti, la Spadoletti sulla sacca dei palloni come fa sempre, per poi prendere i primi palloni e giochi chiari con i suoi compagni. Chi perde la palla subisce uno scappelletto. Allora, iniziano ad entrare i calciatori, vanno a prendersi gli applausi, ovviamente poi andremo a capire un po' come verrà svolto l'allenamento. Abbiamo visto già le porticine. C'è un'altra notizia legata alla società, perché Napoli è un nuovo club manager, anzi è una figura nuova, che prima non c'era. Se andiamo a leggere proprio il club manager, che adesso Claudio V, tra nome e cognome, anche il che dovrà svolgere per far venire gli occhi rossi a chi lo guarda. Perché il Napoli è lieto di comunicare che a partire da oggi Antonio Sinicropi rivestirà la carica di club manager della prima squadra. Sinicropi è stato un calciatore professionista per diversi anni, ha ottenuto recentemente l'abilitazione a Coverciano come direttore sportivo e ha partecipato ai principali progetti aziendali di tutti i mesi di concerto con il presidente De Laurentiis, e avrà un ruolo strategico di raccordo tra area sportiva e area aziendale, lavorando a stretto contatto con la proprietà e con la D Andrea Chiavelli. Poi i migliori auguri ovviamente per la nuova avventura. Altri due calciatori in campo, Elmas e Racquani, proprio loro due, molto amici loro, e ora si mettono in quattro a giocare appunto con il pallone. Beh, abbiamo visto ogni tanto per delle come nel post cena, chiaramente i calciatori si dedicano ad altre attività, che sia ovviamente parlare con i familiari o anche giocare, fare giochi da tavolo, qualcosa di
attimo il rischio, Carcassonne, sono diversi giochi da questo punto di vista, mentre in campo entra Juan Jesus. Bellissimo sentire i boati della curva al momento dell'ingresso in campo. Al momento dell'ingresso in campo dei tifosi mi dicono che non sento nella mia le mie parole. Magari non so se Emanuele ci può dire. Non so se Emanuele ci può dire alla regia se la va bene, che dico che la. Possiamo chiedere al nostro amico Bernone che vede già entrano in campo. Ok, allora facciamo così, mandiamo un attimo il video dei calciatori, sistemiamo un attimo l'audio e vediamo, poi torniamo qui dal ritiro di Castel di Sangro, sempre sul calcio da 24, video dell'arrivo degli azzurri. Torniamo in diretta dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, 14° giorno del ritiro del in campo anche Gianluca Gaetano, Mario Rui e Nikita Contini. Come sempre Marco Lombardi e Claudio Russo a farvi compagnia. Sì, come sempre. Ci sono già una decina di azzurri, sì. Sì, tutti a fare il solito torello in mezzo al campo e Gaetano ha a calcio, quindi non ha il calcio della ginnastica. Un buon indizio per il suo prosieguo del recupero fisico. Ricordiamo che lui è fermo da Napoli Inter, se non sbaglio, sì, dove segnò, poi si fece male. Elmas e Lobotka si sfidano intanto. Voglio capire se Gaetano e Mario Rui faranno seduta completa oppure comunque lavoro parziale tra loro a un certo punto della seduta, poi non partecipano magari alla partitella. Come si chiama questo sport che stanno imitando il Massimo Botto? Se questo qua mi sembra una mischia di no, mi sembra anche una di quelle ti direi rugby. Una mischia di rugby, però vediamo un po', guarda, c'è di nuovo il gioco degli scappellotti, mi sa che vediamo il poi qualcuno che verrà messo in difficoltà con un pallone sempre un po' troppo alto. Infatti guarda Raspadori come ci prova, Raspa è un
è un mischero. Allora, in campo in questo momento 17:53 ci sono Idasiak, Contini, Obaretin, Russo, Raspadori, Rachmani, Ostigard, Zerbin, Elmas, Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, Gaetano e Nathan. Quindi Osimhen in palestra, presumibilmente sul campo B, anche sa idem in palestra. Adesso queste scene, sto mandando a un'altra chat completamente. Immagino che struttura nulla di grave. Inoltre, aspettiamo di capire magari se arriverà Cajust oppure no. Magari Marco, tra un attimo ti libero di nuovo, perché di non si sa mai. Lo so, anche perché in campo in questo momento scende Giovanni Di Lorenzo, che saluta i tifosi. Salvam, non facciamo vedere l'allenamento perché il Napoli ce lo vieta. Il Napoli decide quando, se e come mostrare le immagini dell'allenamento. Quando ce lo permette, noi ve lo mostriamo sempre. Oggi è l'ultimo, oggi è l'ultimo allenamento a porte aperte, e tra l'altro è chiuso alle telecamere per decisione unica, irrevocabile, insindacabile e intrattabile della SSC Napoli. Sì, perché ci hanno chiesto, quante cose ci hanno chiesto? Io già di mano 200.000. Più di Maro 400.000. Quindi. Il Napoli semplicemente decide a sua, decide quando aprire le camere. A Di Maro ci sono stati degli allenamenti a porte aperte, open anche alle telecamere, ci sono stati degli allenamenti chiusi alle telecamere. Sì. Anche qui a Castel di Sangro c'erano allenamenti chiusi. No. Chiuse le telecamere, chiedo scusa. E allenamenti proprio chiusi a tutti. E allenamenti porta a porte chiuse, tipo domani mattina. Domani mattina alle 10 allenamenti a porte chiuse. Cioè, si affaccia. Decidono loro. Noi, c'è anche De Laurentiis, eh? Ok. Guarda, io ti libero, Marco, del dubbio che muovi. Vabbè, se lui è qui non c'è Cajust. Tanto regalo da parte del sindaco, abbracci, baci e un regalino da parte di De Laurentiis. Ora vi mostro tutte le immagini. Dicevo, se è arrivato De Laurentiis non c'è Cajust, non penso che arrivi da solo. Conoscendo le sue entrate, non è questo, solo per questo. Bene. Non si tratta di nuovi acquisti, ma parla lui? Parla lui a Sky? Attenzione. Questo è l'arrivo di un ciclone, perché c'è sempre qualcosa da ascoltare. Entra anche Quara dalla sveglia. Applausi a scena aperta per Picia Quaraschelia. E sì, io sto continuando a vedere cosa. Sì. Parlo del presidente De Laurentiis. Non c'è dubbio. Ai microfoni di Sky, che trasmetterà la partita di domani in pay per view. In campo anche Stanislav Lobotka. Manca ancora Victor Osimhen, che magari potrebbe fare terapie. Sì. O in palestra sul campo B. Vediamo un po' poi quando verrà ufficializzato oppure no. Magari lo ufficializza per Valenzi adesso in un'intervista. Chissà. Vediamo.
capiremo ovviamente le dichiarazioni del presidente azzurro, che potete vedere in una sovraimpressione, le immagini scattate poco fa proprio da noi qui in tribuna. Un po' anche le foto dei calciatori. A quale faccio sempre, poi quello se servono. Entra anche Matteo Politano e anche il Ciuffi Lozano. Vediamo uno quanto durerà questa seduta di allenamento. Inizia in ritardo, ribadiamo, con almeno 20 minuti di ritardo. E quanto ovviamente saranno importanti le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, che sta parlando in questo momento ai microfoni di Sky. Non penso sia in diretta. Sto cercando una. No, io quindi io aspetto. Ma non penso proprio, è impossibile. No, è tantissimo, è impossibile, sono complicato. Però vediamo. Non escludiamo nulla. Magari abbassiamo un attimo l'audio. Sì, però volevo andare a leggere. No, niente. Volevo andare comunque a leggere i commenti in chat prima di scrivere questi due pezzi. Allora, ma prima di Bakayoko c'è Valo. Piotr è presente. Piotr Zielinski. Per ora non lo vediamo, però quindi non è in campo. Calciatore in momento. Confermi che Zielinski non era in campo. No. Grazie, Zielinski non è in campo, adesso lo scriviamo anche. Adesso resta sul campo, sull'Aureo De Laurentiis, o meglio, sulla pista atletica del campo, e continua questa lunga intervista. Sì, sono ormai già 4-5 minuti, chiaramente parlando De Laurentiis ci saranno davvero tanti temi da commentare, da sviscerare, a partire dal mercato, a partire dal futuro di Victor Osimhen, dal futuro di Piotr Zielinski, dalle prospettive di questa stagione. È chiaro che ci sono tantissimi temi, capiremo un attimo come li racconterà Aurelio De Laurentiis, intervistato in questo momento dal nostro amico Francesco Modugno per Sky Sport. Sarà, vediamo, curioso vedere la faccia di quando De Laurentiis lascerà fine all'intervista. Se sarà sorridente, se sarà sornione, se sarà stizzito, vediamo. Di solito l'ufficio facce non mente mai. No, quello sicuramente no, ma soprattutto adesso c'è già, sono 5 minuti che sta parlando. Credo sia finita adesso l'intervista, sì. Sì. Ma ce l'ha anche... C'era anche Caruso a fare l'intervista. Il sindaco? Che era lì con loro. Lo vedo più. Vediamo. O è lì o non c'è. Che davanti abbiamo il backdrop delle interviste con gli sponsor. No, sì. C'è De Laurentiis, c'è anche il sindaco Caruso. Beh, qui lo possiamo togliere. Quindi poi nelle prossime ore probabilmente già vedremo l'intervista e ascolteremo le parole del presidente. Tanto veramente si dà dei fogli in mano al sindaco, lo vedo normale, né sereno né altro, lo vedo normale la sua espressione facciale quantomeno. Allora Mario Rui attaverato, ma no, direi no, più forse il suo agente. Rientrano i calciatori in campo, in gruppo.
facciamo ancora la conta, non c'è Zeni. Ecco Zelinski. Ecco qui Zelinski. Quindi quella notizia la cancella. Però non c'è in questo momento, c'è Diego Demme, fra qui è, sta entrando. La gazzella azzurra è entrata in questo momento, l'altro degli spogliatoi. E parte il coro della curva nord, sinistra, sinistra. E De Laurentiis se la ride, sghignazza a bordo campo. Mentre riparte inizia la recuperazione, giro di campo. Diciamo che fino adesso è stato più importante ciò che è accaduto fuori dal campo. Sì, c'è Andrea Chiavelli, ma aspetta, forse c'è Cajust, un attimo solo, vediamo un po' di movimento. C'è da Maurizio Micheli e Rudy Garcia. Sono davvero un attimo. E poi rientrava subito negli spogliatoi. Non sappiamo se uscirà di nuovo. Però abbiamo visto, credo che tu abbia fatto anche una foto.
E allora, cari amici di Calcio Napoli 24, ci siamo ritrovati un attimo, veramente sono andate via tutte le connessioni, ma noi siamo riusciti a mostrarvi in diretta. Questo è Jens Kajust, nuovo acquisto del Napoli con Rudy Garcia, il saluto a bordo campo, l'entrata con il Maurizio Micheli. Quindi finalmente ci siamo anche in diretta in campo con Tommaso. Con probabilmente vediamo cosa già parlerà ai microfoni di Sky. Interessante. Manda adesso le altre foto. Quindi anche prima intervista per Jens Kajust ai microfoni di Sky Sport, e poi vedrete tutte le immagini su Calcio 24, mentre la squadra, chiaramente, sono le 18:09. Portieri impegnati con Alejandro Rosalén López nelle prime. Guarda, credo che adesso l'allenamento interessi poco. La squadra invece. C'è tutto lo stato maggiore del Napoli qui a bordo campo: Chiavelli, Micheli, De Laurentiis, tutto lo staff, Sinigropi, il nuovo club manager, tutto lo staff azzurro. Quindi davvero è il momento del Kajust Day, come avevamo detto. Jens Kajust è in campo. Tra un attimo vedrete anche le immagini su ovviamente con le prime dichiarazioni stanno arrivando in questo momento. Chiaramente sta parlando ai microfoni di Sky con le prime dichiarazioni che tra un po' potrebbero essere. Si allenano in questo momento, a parte sulla nostra destra, Diego Demme e Gianluca Agüero. Eccola qui, le prime foto di Kajust sul terreno di gioco. Nel frattempo si alza il drone e poi c'è la partitella. Vediamo delle casacchine, ne vediamo 10 con la casacchina gialla e 11 calciatori con la casacchina blu. E tra un attimo andremo a fare anche un po' di selezione e andremo a capire chi è con la casacchina gialla e chi invece non lo è. In giallo abbiamo Simeone, Osimhen, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Koli Sakho, Russo, S, Rachmani, Lobotka, Zerbin, Di Lorenzo. In giallo invece Politano, Lozano, Zanoli, Nathan, Ostigard,
Russo nel frattempo passa con i gialli. Zedadka o Baretin, Zielinski. Olivera, Raspadori, dovremmo essere 4, 11, questi qui sono i giocatori con le casacchine. Vediamo anche Rudy Garcia parlare momentaneamente con Victor Osimhen. Ricordiamo quindi che Ayuste è arrivato a bordo campo qui allo stadio Pattini, vestito con la tuta del Napoli, quindi vuol dire che è ufficiale. Sì, sono andato a vedere un attimo, proprio sulla... andato a vedere 10 minuti fa, però niente. Nella schermata del calciomercato della Serie A. Sì, ecco qua, eccolo qua. Abbiamo l'annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis su Twitter. Chiedo a Emanuele Bernardo anche di prendere una foto. Benvenuto Jens. Questa è la fotografia di Jens Kajuse con Aurelio De Laurentiis. Quindi possiamo dare l'ultima ora. Jens Kajuse è un nuovo calciatore del Napoli. Ufficiale, ragazzi, ufficiale. Jens Kajuse, nuovo centrocampista dell'SC. Andiamo a vedere anche su Instagram, su Twitter, sul sito del Napoli, se ci siano già delle... No. Solo su Twitter del Napoli. Ancora non c'è nulla. Dal Rams nemmeno abbiamo avuto ancora... info. Delle info, però in questo momento... La squadra in questo momento impegnata... Sì, diciamo che Claudio, l'allenamento odierno assume un po' meno valore a causa dell'ufficialità di Kajuste avvenuta proprio durante l'allenamento. Ribadiamo che il Leo acquista azzurro sul campo, non farà, penso, non prenderà parte alla sessione perché è sì vestito col training kit, ma non mi sembra pronto a prendere parte all'allenamento. Colpo da 12 milioni circa per quanto riguarda il Napoli, e mi ha fatto impressione il fatto che ci sia tutto il Napoli, tutto lo staff, tutti. L'unico che forse non ho visto, ma di sfuggita, forse è il direttore sportivo Meluso. Nel frattempo, di nuovo De Laurentiis, secondo me sta sempre ai microfoni di Sky, possa... Botta e risposta. Sì, con lo stesso Kajuste. Poi capiremo, faremo finire l'intervista, capiremo un po' cosa, eccolo, vediamo se entra in campo, ha le scarpette da calcio, va sotto la curva, capiremo, poi avremo anche la foto del nostro Ciro De Luca tra un attimo. Foto ufficiale di Jens Kajuste. Ah, c'è anche Mantovani, attenzione, non si era mai visto, sì. Quindi non solo Micheli, ma anche Michele Mantovani, scusate. Ecco, fotografo, abbiamo anche la foto. Anche il primo saluto con i tifosi. Facci sognare, dicono i tifosi. Corsetta per Juste con uno dei preparatori atletici, uno dei membri della squadra del Napoli. Saluto di Juste con Gaetano, suo, diciamo, compagno di reparto, direi. Mentre De Laurentiis è a bordo campo. Kajuste va sotto la curva nord. Ah, auguri, perché è il suo compleanno, è vero? È vero, tanti auguri anche a Jens Kajuste. Allora, vediamo il nostro Ciro De Luca, già pronto, ovviamente, per... fotografarlo, questa sessione di allenamento, che prosegue il lavoro porte con le mini porte con gialli e blu sul terreno di gioco. Ovviamente la cosa più importante è Jens Kajuste, quindi la foto con Aurelio De Laurentiis. Kajuste è un nuovo giocatore del Napoli. Vediamo, torniamo sul sito dell'SSC Napoli per vedere se ci sia il comunicato.
Sì, eccolo qui. Allora, andiamo a leggere il comunicato del Napoli. L'SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lis Michel Cajuste. C'è la scheda. Data di nascita 10 agosto 1999, oggi 24 anni. Tanti auguri, città di nascita Göteborg, Svea, 24, altezza 188 cm. Centrocampista, un po' di statistiche. Ha debuttato nel Norgreit nell'ottobre del 2016, prima di trasferirsi nel 2018 al Midtjylland in Danimarca, poi gennaio 2022 al Reims, ultima stagione 31 presenze, 3 gol e 2 presenze nelle coppe nazionali francesi con un gol, quindi il passaggio al Napoli anche dopo 15 presenze con la nazionale della Svezia. C'è anche il tweet del Reims che andiamo a leggere, arriviamo subito. Niente, in questo momento passo in secondo piano perché Cajuste è impegnato nella prima sessione. Infatti tra poco avremo anche le prime foto, caro Marco Lombardi, di Jens Cajuste con Ciro De Luca, che gli ha scattato proprio le prime immagini che potete vedere esattamente adesso sulla nostra pagina, giusto per non confonderci. Sì. Questa qui in primo piano con le prime immagini di Cajuste, mentre Zerbin subisce un pestone. Poi andremo a leggere il comunicato del Reims. Vediamo poi il lavoro atletico per Jens Cajuste. Lo staff. Lo staff atletico. È entrato anche Manuel De Maria, una nuova figura che ha lavorato con Rudy Garcia all'Al Nasr in Arabia Saudita, lì dove potrebbe andarci. Zielinski in Arabia, ovviamente. Sì, sì, potrebbe è arrivato un gol per Zielinski, che ripetiamo, è in campo. Ah, ecco anche Meluso, dice proprio tutto il Napoli, fra cui Mantovani, il braccio destro di Micheli, ovvero entrambi fanno parte dell'area scouting e quindi colpo Cajuste a loro firma, immagino. Sì, ormai decisamente. Ormai possiamo dirlo. E tra l'altro c'è anche Tommaso Bianchini, che si era visto pochissimo a Castelsangro, se non nei primi giorni. E accoglienza top per Cajuste, sintomo che la punta davvero tanto sul giocatore statunitense-svedese, come possiamo dire? Anglo-svedese, di norma si dice sempre anglo, sì. Di norma anglo-inglese, però è meno male, uno svedese-americano, e sì. Possiamo aggiungere, sì, tra l'altro fisicamente devo dire, sì, nonostante sia alto quanto Nathan, però sembra molto più grosso di Nathan, almeno al primo impatto. Poi, dopo aver proposto già le prime fotografie ufficiali di Jens Cajuste con la maglia del Napoli su Calcio Napoli 24, andremo a leggere anche qualche messaggio sulla chat. Certo. Chiediamo scusa, ma chiaramente la fretta, mentre Di Lorenzo serve con Isacco, Victor Osimhen chiede palla, ma per questo c'è davvero tutto stato maggiore, mentre l'Aureo De Laurentiis solamente è sotto proprio la nostra postazione. Vediamo un attimo cosa avrà in mente. Che bomba di Osimhen contro i piedi di Mattias Oliveira. Siete in mille, ragazzi, vi state seguendo, lasciate un like per Cajuste, non per noi. Cajuste ha firmato, sì, Facocero è ufficiale. Facocero è il nome dello studente, mi dispiace. Facocero è ufficiale, Cajuste è un giocatore del Napoli, lo ripeto anche sulla chat, ufficiale, Cajuste è un nuovo giocatore del Napoli, lo scrivo anche qui a caratteri cubitali e fisso anche il messaggio in chat.
dove metto le telecamere a Castel di Sangro? Mai, perché se è finito, gli allenamenti sono finiti, l'oggi è l'ultimo. Domani pomeriggio poi Napoli-Napoli-Limassol, che vi trasmettervi, che seguiremo con voi dalle ore 17 fino a tarda sera, quando poi ce ne andremo. Qui da Castel di Sangro toglieremo le tende. Termina l'esercitazione con le mini porte. Un attimo di relax per gli azzurri che si dissetano. Luca si sta allenando da solo, personalizzato, con uno dei membri dello staff atletico del Napoli. Bella corsa, bel modo di correre da parte di Caius. Beh, lui è già, si è già già fatto un parte di relazione. Sì, con... lì parte settimana prossima anche loro, o questo weekend addirittura. De Laurentiis, Meluso, Chiavelli, Michele e Mantovani continuano a stare a bordo campo. Ribadiamo gli auguri a Jens Kajus, non solo per l'arrivo al Napoli, ma proprio per il suo compleanno. Oggi compie 24 anni, quindi spegnerà le candeline questa sera. Occhio ai video da ritiro, magari torta più canzoni per lui. Vedremo, e Nathan, vedremo. Adesso che aggiungiamo altre foto di Jens Kajus, in modo da fare proprio una Kajus, una fotogalleria a parte. Kajus, vediamo se Kajus proprio prende, si avvicina proprio al. Sta salutando i giocatori, lui, vediamo se prenderà parte proprio questo all'allenamento. Sì, sì, penso proprio di sì. Saluti con tutti, con l'Isago. Che peccato. Tempo Zerbin ha preso il palo da 40 metri. Che peccato non poter riprendere. Questioni di tempistica. Questioni di tempistiche, va bene così, non possiamo farci nulla. Ora, in questo momento, in attesa di... Devo dire che voto alle treccine di Caiuste 10, fantastiche. Restano a parte Gianluca Gaetano, che lavora... con il pallone, membro dello staff, e anche Diego Demme, che però fa solo parte a secco. Ora raggiungo il cerchio del campo anche i portieri. Abbiamo le immagini anche per Emanuele, secondo me. Sì, tra un attimo arriveranno subito. Allora, ma si farà una conferenza stampa di fine ritiro? No, Giuseppe Aldovino, no. Non si farà nessuna conferenza stampa. Novità sul bagaglio esterno destro, per ora tutto tace, però Claudio, tu devi... no, ancora no. Sono parte nessuno. Auguri a Caiuste, assolutamente sì, 24 anni. La Liga inizia domani, grazie GG, infatti questo weekend, quindi ha già una preparazione avanzata. Esatto, grazie GG per la previsazione. Perché non farlo vedere l'allenamento? Perché è il Napoli che decide quando farlo vedere, oggi lo ha vietato alle telecamere. Allora, adesso voglio fare un po' di attenzione. Nel frattempo in regia hanno già le immagini, le fotografie di Ciro De Luca. Caiuste in pettorina. Allora, vediamo un attimo. Allora, con la casacca gialla Zanoli, Juan Jesus, Nathan, a sinistra Mario Rui. Al centro... Colli Sacco, Caiuste. Poi abbiamo Zerbin. C'è Osimhen sicuramente. L'esterno sinistro chi è? Zerbin. No, ecco, quello dovrebbe essere Zerbin. Sono anche con lui. Ci sarà l'esercitazione tattica in uscita? E Zielinski. Quindi abbiamo Zerbin, Zielinski, abbiamo l'esterno sinistro, dovrebbe essere qua la scheglia. Lì in fondo. Sì, sì. E Caiuste sulla boccia. In blu Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Olivera, abbiamo Raspadori
Lobotka e Elmas. L'esterno destro è Politano. L'infondo in blu, Politano. Simeone e Lozano. A bordo campo attualmente abbiamo Russo e Zedanka, con mentre nel frattempo vi facciamo vedere le immagini, proprio la nostra fotogallery in tempo reale, con le foto del nostro Ciro De Luca. Sì, tra direi di tenere tutto schermo, perché sono la cosa più... Sì, sì, manteniamo tutto schermo, anche perché sicuramente sono più importanti di noi due. Però vediamo Cajuste, che capiremo la sua pronuncia. Speriamo esatta. Ci sarà una conferenza stampa. Capiremo la sua pronuncia esatta, con in un centrocampo a due, subito schierato. Qui guardiamo Kvaratskhelia, super zoom Kvaratskhelia, Osimhen che saluta i tifosi. C'è anche la prima foto in maglia da gara di Cajuste. Un giorno molto speciale, buon compleanno da parte dell'SSC Napoli. Adesso c'è anche un primo messaggio: sono molto felice di essere qui, forza Napoli. Vabbè, con tanto di foto ufficiali per il nuovo acquisto azzurro, che chissà non abbia sulla casacchina un numero. Ok, io sono subito in a rubar palla, sombrero. Sì, era che giusto, Nata. Comunque, se Emanuele riesce ad andare sul profilo Instagram del Napoli, c'è questa la prima foto ufficiale di Cajuste con la maglia da gara, non solo la maglietta, diciamo, la polo del Napoli, ma anche la maglietta da gara. Intanto entra Baretti, ne esce con Isagu per i gialli. Intanto continuiamo a mostrare le immagini di Cajuste. Guardate che concentrazione per il centrocampista azzurro, svedese e statunitense. Fisico imponente davvero, subito pronti via, buttato nella mischia, primo allenamento per lui. Beh, dai, vedere, ripeto, capigliatura da 10 per me, complimenti. C'è anche una bella fascetta molto, molto curata, direbbero sì, gli esperti. Mi ricorda qualche giocatore del Suriname olandese, non so se ti ricorda anche te. Dai, giocatore guarda, Frankie Rijkaard, effettivamente. No, avevano entrambi le treccine. Sì. Gullit aveva le treccine molto più... Anche Seedorf. Ti ricordo, i primi tempi. Sì, ai tempi dell'Inter, sì, aveva la fascetta. Anche Real Madrid. Con il... Lo stiamo vedendo abbastanza subito pronto all'uso, possiamo definirlo così. E mi piace sottolineare come tutto lo stato maggiore del Napoli sia giunto qui per questa sua prima volta, diciamo. Abbiamo visto cambiare uno dei... Ho visto hanno cambiato i gialli e i blu delle esercitazioni tattiche. C'è stato l'addio da parte anche del Reims, dopo 42 gare con i nostri colori il nazionale svedese Cajuste passa a Napoli, quindi un ottimo, diciamo un grande vanto per il Reims, che ha ceduto comunque a un giocatore della Coppa d'Italia, quindi devo dire che eccola qua la foto grande, ma no, si è fatto spaventare, grazie. Ecco, sì, io pensavo stessi indicando qualcosa. Ecco la foto di Cajuste con la maglia da gara del Napoli, poi gli dona, mi sta bene. Sì, vabbè, l'azzurro Napoli, quel tricolore. Sì. Questo azzurro qui, molto molto acceso, tra l'altro questo sfondo blu-grigiastro ormai fa risaltare ancora di più l'azzurro. Sì.
Questo è poco. Complimenti a Giacomo Coso, a tutto lo staff marketing e comunicazione del Napoli, ovviamente. E c'è molta curiosità, ovviamente, per le dichiarazioni che Aurelio De Laurentiis e Jens Kajust, chissà che al microfono di Francesco Bonugno non abbia anche detto la pronuncia del suo cognome, rilasciare a Sky, capiremo un po' nelle prossime ore quando andranno in onda le dichiarazioni del neo giocatore azzurro, ma soprattutto quelle del presidente De Laurentiis, perché è chiaro, nel momento in cui entra un nuovo calciatore della rosa del Napoli, ovviamente c'è curiosità per le sue dichiarazioni, dall'altra ha parlato di Laurentiis. De Laurentiis non ha parlato soltanto di Kajust, ha parlato e veramente anche di di Vittorio Osimhen. No, e poi tra l'altro oggi è 10, scusami, più o meno coincidere con quella la deadline data alla luce del 12 agosto. Sì, magari ha detto qualcosa. Vedremo. Anche se ha parlato 5 minuti, noi ha parlato di Savoia. In 5 minuti De Laurentiis spesso e volentieri dice, ma anche 30 secondi può dire di tutto, sì, dice sempre una marea di cose. Come si piazza il Napoli quest'anno? Io dico fra le prime 4 di sicuro. Osimhen guarito al 100%, si sta allenando con il resto della squadra, quindi direi di sì, altrimenti non si sarebbe allenato, quindi forse credo che recupererà anche per Frosinone, perché si sta allenando con il resto della squadra così come Kvaratskhelia, quindi diciamo che le prime impressioni super negative sia su lui che su Kvaratskhelia a livello fisico dopo gli infortuni rimediati, penso che si siano le nubi si siano diradate. Sono tutti in gruppo, cioè oggi soltanto Demme e Anguissa. Gaetano, uno ovviamente Frank Anguissa, fanno tutte le squadre. Guarda che giusto come verticalizza subito per Victor Osimhen. Che visto che subito propositivo, subito a prendere palla e a smistarla, visto Fabule, non si stanno allenando Demme, Gaetano e Anguissa. Nathan in coppia con Juan Jesus in difesa, dall'altro lato Rachmani e Ostigard invece. Con Loggia adesso fra Meluso e Micheli, invece De Laurentiis con Sinicropi, Chiavelli e Bianchini e il sindaco Caruso. Demme va in si siede in panchina, si toglie le scarpe e va negli spogliatoi. La presenza di Mantovani, ripeto, un segnale importante. Sì, che lui non è solito apparire. C'è lui. Tutto lo stato maggiore del Napoli, tutto. Non manca davvero nessuno. Sì. Ora, partitella time. Ribadisco, ma magari potessimo riprendere magari un gol di Kajust, però purtroppo non possiamo. Super gol di Gollini. No, sfiora Virgolo da centrocampo, il super gol. Vediamo se questa sarà una di quelle partite da campo ridotto con Kajust parla con Ostigar, loro sono dei fiori di entrambi, diciamo, la sì. Zona scandinava. Però oggi tra svedese e torvegese non si capisce niente. No, infatti cambia moltissimo. Dai, con l'inglese. Volavano... Però sono entrambi scandinavi. Sì, questo, l'inglese sì. Poi la prima lingua. Ora va a salutare Raspadori, forse no. Penso vada a posizionare sul cinesino. Intanto applausi da parte dei tifosi presenti per Ostigard. Strana, doppia coppia di centrali. Ti saluto un minuto, un attimo solo. Dicevano, Demme al giorno in prestito, Nando, potrebbe essere una pista agli ultimi giorni di mercato, quindi assolutamente sì, potrebbe essere. Il mercato, Sal, ciao innanzitutto, sì, il mercato, sono arrivati Kajust e Nathan. Kajust è ufficiale da un quarto d'ora praticamente, quindi tutto tranquillo, Kajust ha firmato, è un nuovo giocatore del Napoli, 12 milioni pagato da Aurelio De Laurentiis, il Reims anche ha annunciato
la successione al Napoli. Intanto inizia la partitella breve. Nathan, anche già arrivato per sostituire Kim. Al momento quindi la rosa del Napoli è completa, perché è arrivato il sostituto di Kim, è arrivato il sostituto di Ndombele, quindi rosa del Napoli completa, assolutamente completa. Ora però arriveranno le cessioni. La prima sembra quella di Piotr Zielinski, noi non la diamo ancora per fatta al 100%, però sembra che il polacco possa andare alla Lali in Arabia. La seconda, quella di Demme, occhio che potrebbe andare via, anche se al momento non c'è nessuna squadra che la vuole. E poi la questione Mario Rui, la questione Lozano, la questione Politano e ovviamente la questione Victor Osimhen, che sembra sempre più destinato a rinnovare e quindi a restare. Chissà, se non arriverà nessuna offerta potente e pesante, lui resterà qui. Intanto non abbiamo ancora le parole, perché ancora deve essere proprio, diciamo, mandata in onda, però impressioni dall'intervista di De Laurentiis sono buone e positive, quindi a breve, poi appena saranno disponibili, vi intanto cross di Zerbini per Osimhen, ma para il centrale azzurro per Rachmani. Dicevo, appena saranno disponibili le dichiarazioni integrali di De Laurentiis a Sky, anche di Cagiusto, ve ne renderemo conto, come sempre, ovviamente. Io continuerò a dare notizie anche a voi dalla chat. Non è andato ancora in onda, ecco Luigi, appunto. Però ripeto, le impressioni dateci sono buone e positive, quindi non è uno spoiler, ma è semplicemente un'impressione che ci giunge da bordo campo. Osimhen per Obaretin, per Nathan, bello scambio fra i due difensori azzurri. Ora palla Zielinski che prova l'imbucata, ma non ci riesce. Scambio con Colisacò, di nuovo per Osimhen, tiro a giro che finisce alto. Calenda c'è ancora, al momento non si sa. Anghissà c'è, Gennaro Anghissà non c'è. L'abbiamo visto scendere dal van, quindi è arrivato qui allo stadio, ma non è in campo, è o in palestra o sul campo B. Noi purtroppo non possiamo, almeno io adesso non mi posso alzare e andare a vedere, però è qui allo stadio, ma o in palestra o è sul campo B. Novità su Gabri Veiga? No, niente ancora. Finché Zielinski non va via, Gabri Veiga non può arrivare. Zambò è o in palestra o sul campo B. Di sicuro non è qui sul campo, né si sta allenando con i giocatori. Oh, attenzione. Perfetto. Rieccoci qua. Non fate male a Osimhen, concordo. Non ho potuto fare la distinzione di giocatori. Adesso ci arriviamo subito. Ti aiuto. Mentre continuo. Ci sono sei dei gol? No, fortunatamente. Solo un Osimhen che ha sfiorato la rete. Partiamo dai gialli. In giallo, ci sono i giocatori che restano fuori e poi fanno il subentro. In difesa Nathan, Mario Rui. Facciamoli tutti quanti, magari. Ok, allora, Zanoli. Zielinski, Osimhen, se arriva il gol. Gol di Juan Jesus. Sì. Comunque anche Cagliusto in giallo. Gol di Cagliusto in blu. Cagliusto in gol? Credo di sì, perché hai saltato ed è in blu. Solo che aggiorniamo anche la nostra diretta, diciamo, buona e positiva questa intervista di De Laurentiis, le prime sensazioni, quali saranno le tue dichiarazioni? Ho tirato male. Adesso diciamo Zanoli, Zielinski, Osimhen, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Obaretin, Colisacco, Nata, lui e Rosso. C'è Elmas, Raspadori, Zidane, Lozano, Simeone, Lorenzo, Cagliusto, Politano,
la botta e ostica. I clienti che si alternano a seconda della fa bisogno del fabbisogno, tra l'altro immagino gli aiuti, ma ci vuole salire anche la giusta campo. Nel frattempo chiaramente poi un po' di cortesie tra colleghi. Okay, quanto ho capito, se non do questo cavo non vedremo mai l'intervista. Semplicemente perché c'è una connessione anche con il cavo di rete qui al Patini. Per noi letteralmente così riusciremo a favorire, a velocizzare il lavoro di trasmissione dei dati da Castellisangro a Milano, dove lavorano chiaramente i colleghi di Skype. Scalciamo 24 il testo integrale delle dichiarazioni di De Laurentiis e anche dello stesso Cajuste. Bueno, manteniamo questo dubbio sulla pronuncia del suo cognome. Io mi prendo Cajuste, poi vediamo. Mi sbilancio. Allora, dico Cajuste. Così facciamone uno. Nathan, bel colpo di petto per Mario Rui, che la ridà dietro a Pier Gollo, subito per Colisacco, che la dà a Piotr Zielinski, infilata per Zanoli. Colisacco fa una cosa orribile, si autocalcia il pallone sul piede. Tanto. Subito, giallo, però si sì, gol, Madonna, un missile, mamma un mia, missile, mamma ragazzi, mia, anzi, mamma mia, che cosa ha fatto Simen? E gol dei blu con Matteo Oliveira, però non so se è regolare o meno, però sì. Parte il coro, mi zittisco, sentiamolo. Osimhen. Ah, a proposito, intanto prima che mi dimentico, devo salutare Renato Colandrea, tifoso di Castellisangro, che era qui l'altro, che viene con Castellisangro l'altro giorno di Monte di Proce. Ciao Renato. Osimhen, che bordata, pazzesco, sì, ma non l'ho mai visto fa. Solo Roma-Napoli, scusami, simile a Roma-Napoli più o meno, per fare potenza e poi una posizione sotto la traversa, sì, recupera qua. Ah, sbaglia però. Sbaglia Giorgiano, palla in nuova. È una partita 7 contro. Rischio. Lì esce come molto rischiando molto. Osimhen ancora sul sinistro, del sinistro non si fida. Cosa si è mangiato Russo a porta vuota e Nathan ora spalla la palla direttamente a Rivisondoli praticamente. Palla che viene contesa dai tifosi in curva nord. I blu attacco di nuovo. Che intervento di Nathan su Cajuste, i due nuovi acquisti. Uno contro l'altro, bellissimo. Intanto guarda De Laurentiis sulla ghiacciaia. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Sulla ghiacciaia, vicino alla panchina. Bellissima questa scena. Lì. Ah, ecco lì. Cioè, avevo davanti. Abbiamo l'aggeggio che prepara dal sole la copertura, drone. Dei droni, però. Vorrei fare la foto, da qui non riusciamo. Continuano i blu, ancora Østigard. Sfiora il gol. Niente, ricomincia il giallo. Perché non ha dato da Quara? Ancora Victor, ci trova. È scatenato. Entra in campo anche Zambo Anghissà. 18:48. Ha le scarpe da ginnastica al piede. Per chi se lo stesse chiedendo dove fosse il buon Zambo, parla con Zazzaro, uno dei fisioterapisti. Evidentemente andrà a fare terapia.
ti tocca anche un po' la coscia. Chiaramente il lavoro di recupero quanto più veloce possibile. Beh, comunque è una Kvara crossa in mezzo. Che intervento di Mattias Oliveira di testa, che ridà la palla a Simeone in attacco, che si fa aiutare dalla Lobotka che crossa al centro, ma nessuno riesce a prendere la palla. Continua anche Sander avanti e indietro, chissà cosa sta balenando nella mente. Chissà cosa, soprattutto come prosegue il suo recupero. Sì, questo vorrei capire. Parla con Micheli, che magari gli ha chiesto come va. Li vediamo sorridere. Ah, corricchia, chissà. Quindi mi sembra un ottimo passo. Adesso andiamo a mettere anche nella nostra diretta, vedere un po' di corsette in campo per Frank Anghissà, chiaramente un po' che far piacere. Osimhen in mezzo. Osimhen ha un piede oggi, sembra Osimhen, il primo Osimhen che arriva a Napoli, che non riusciva a calibrare la forza. Invece questa è calibrata ed è violentissima, tra l'altro con la caviglia del succhiere ha avuto il piccolo trauma contusivo, la distorsiva. Ovvero la caviglia destra, quella che era fasciata solo due giorni. Cajuste in mezzo, però sbaglia il Leo Azzurro. Ora Zerbin per Kvara, cross in mezzo di Mario Rui. Mi mancavano i cross del sinistro di Mario Rui. Questi qua girano. Ancora 2-2. Ancora 2-2 tra gialli e blu. Nel frattempo De Laurentiis si è dovuto per forza alzare dalla ghiacciaia dell'acqua, perché i calciatori dovranno pur bere. Anghissà va sotto i distinti saluti da parte del centrocampista camerunense e saluta i tifosi durante il suo giro di campo. Siamo ancora tantissimi, grazie mille a tutti. Quanti siamo? Amici. Quanti siamo? Mille. Siamo arrivati al gol dei blu, poi vedremo un attimo chi avrà segnato il gol del 3-2. Nathan Cajuste, come gioca? Guarda, Osimhen, vi dico che Osimhen ha il colpo di testa parato in extremis da Meret. Osimhen ha dato un calcio al palo incredibile. Traversa di Zetatica, intanto gollina da Kvara subito, che si fa aiutare da Ovare, però niente da fare. Ora i blu con Raspadori, gol Vittorio Osimhen, ancora questo è un altro suo classico gol, difensore che viene portato via ma spintonato, diciamo. Intanto foto ufficiale per Antonio Sinicropi, bello anche raccontare questi retroscena. Ancora un altro gol di Vittorio Osimhen. Non voglio fare il labiologo, però Anghissà ha parlato con Canonico gli ha chiesto qualcosa e Anghissà ha fatto un gesto con le mani così, guardate, ha fatto così, come a dire sto correndo piano, più di questo non posso andare. 4-3 per i gialli, finisce in questo momento la partitella. Un attimo, poi il nostro amatore Bernardo di Capitale di Regia avrà le fotografie finora scattate al nostro Ciro De Luca. Anche di Anghissà, le mandate io adesso. I gialli festeggiano, vogliono la foto, come sempre. Parte sentite il cuore, i tifosi, sentite. Coro che abbiamo sentito un bel po' di volte, ma che non ci stanchiamo mai. Posso dire che è il coro più bello del mondo, sentire questo. Sessione di allenamento sostanzialmente finita. L'avevamo promesso nel titolo del nostro live YouTube, è stato il Cajuste. L'avevamo promesso.
è un po' previsto. E cioè, ci ha fatto chiaramente piacere raccontarlo in questo primo, questa prima sessione di allenamento, allora, per il nuovo rigori, acquisto del Napoli. Rigori però che esulano dalla partitella, perché ricordiamo che hanno vinto i gialli. Quindi chi resta a calciare i rigori? Osimhen, ovviamente, che se si tratta di mettere la palla. Osimhen. Politano. Kvaratskhelia. Di Lorenzo. Politano. Di Lorenzo e Raspadori. In porta si alternano Gollini e Meretta. Escono esattamente in questo momento dal terreno di gioco anche Juan Jesus, lo stesso Jens Kajust, Piotr Zielinski, Irving Lozano, Nosa Obaretin, continua la corsetta leggera Frank Anghissà, va a battere il rigore, qui c'è Kvaratskhelia, spiazza il portiere, segna il suo personale penalty. Il penale, lo direbbero in Spagna. Esce anche Nathan o Nathan, saluto Nathan è... No, no, perché è già napoletano. Stavo detto che potrebbe anche essere Nathan, no, se non li sentiamo parlare difficilmente riusciamo a trovare una quadra. Potrebbe essere, c'è anche un sesto battitore di calci di rigori in questo momento. Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, Di Lorenzo, Raspadori, dovrebbe esserci dalle spalle, dalle spalle non è mai semplicissimo se sia Elmas o Simeone. Simeone, sì. Elmas è lì. Sì, è vero. Quindi è rientrato anche Jens Kajust nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Patini. Mentre continuano i calci di rigore e un po' di tifosi chiaramente lasciano le curve, i distinti dello stadio Teofilo Patini dopo quello che è stato l'ultimo allenamento del Napoli con l'ultimo allenamento del Napoli, porte aperte prima della seduta di domani alle ore 10 a porte chiuse allo stadio Patini, e poi l'ultima amichevole Napoli-Apollon-Limassol, che in questo momento si sta allenando a Roccaraso. Sì. Apollon-Limassol che sarà avversario del club azzurro domani alle 18:30, lungo prepartita dal Patini con Marco Lombardi e con il sottoscritto, poi live reaction, lo studio, i top e flop, i racconti un po' del match, chiaramente le fotografie del nostro Ciro De Luca. Nella porta alla nostra destra c'è Huberti Dasiak impegnato in un lavoro con Alejandro Rosario Lopez che calcia verso la porta da fuori aria, c'è una fila di palloni davanti a lui, Rosario Lopez o tira forte con traiettoria abbastanza alta oppure tira raso terra in modo da colpire uno dei palloni e avere un rimbalzo, e quindi la parata renderla molto più inaspettata e quindi chiamare lo sforzo reattivo del portiere. Ultimo rigore, Simeone colpisce il palo pur avendo spiazzato il portiere. Un attimo, poi avremo altre foto della nostra fotogallery di oggi, giorno 14 del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Sta per andare a battere Victor Osimhen, che vedo una rincorsa abbastanza lunga, destro potente, mezza altezza nell'angolino alto, imparabile, e anche spiazzato al Kerry. Speziato, la cucina indiana. La cucina indiana non è. Chissà cosa mangia Kajust, che è uno svedese americano che è vissuto in Francia. Chissà cosa mangia. No, c'è un tweet del Napoli, Spezia a Napoli. Vediamo un attimo se sia un
che è un po' from Napoli to the world. From Sweden. C'è un video. Magari mandare sono dalla... 8 secondi di video, mano, quindi molto mano in regia. Adesso sento un attimo cosa dica mentre esce Victor Osimhen. Esce Osimhen senza salutare i tifosi, anche abbastanza veloce nel suo rientro negli spogliatoi. Mentre continua la serie di rigori, molto molto. Allora, sentiamo un attimo, nel frattempo prima di vederlo. Kajust. Pronuncia Kajust. Jens Kajust, risentiamolo. Hello Napoli fans, Jens Kajust here. Kajust. Molto americano. O no? Beh, ovviamente. Come mentre parla, molto americano. Sì, molto sì, sì, no, abbiamo la pronuncia Jens Kajust, mentre abbiamo Garcia e De Laurentiis che parlano a bordo campo. Finito già il colloquio. Anche De Laurentiis entra negli spogliatori. E ci sono ancora in campo Di Lorenzo, Raspadori, Elmas, Polisacco, Idasiak, Politano, Meret, Gollini, Kvaratskhelia e Simeone. Quindi ancora un ulteriore gruppo di giocatori sono in campo, mentre i dirigenti, Chiavelli compreso, rientrano tutti quanti negli spogliatoi, tranne Mauro Meluso e Nicola Lombardo, DS e capo della comunicazione. Sale Tommaso Starace che ha salutato un po' tutti. Allenamento sostanzialmente finito, tornano negli spogliatoi i vari calciatori azzurri. Sono rimasti in campo. Sono Elmas, Simeone, Kvaratskhelia. Stanno uscendo lento pede. Poi abbiamo Di Lorenzo, Raspadori, Colisacco, Meret, Gollini e Idasiak. Sono anche degli striscioni chiaramente anche in tribuna da parte di tanti giovani che sono presenti qui sul terreno di gioco. C'è di nuovo De Laurentiis. Posso dirti quanti gol ha fatto Simeone in particolare, te lo ricordi? Credo una tripletta, vado a vedere subito. Infatti stiamo vedendo il video di Kajust. Eccolo, magari sì. Avete sentito la pronuncia, mi stavo ammazzando la lingua. Very happy to be here and Forza Napoli. Hello Napoli fans, Jens Kajust here. Very happy to be here and Forza Napoli. Riecco quindi Kajust nel video pubblicato da SSC Napoli sui social. Speriamo di poterlo sentire anche in conferenza stampa, sia Kajust che Nata. Sicuramente ha parlato ai microfoni di Sky. Sì. Da sentire le sue dichiarazioni già nelle prossime ore. Allora, sia De Laurentiis, intervista buona e positiva, sì. Quindi è facile immaginare qualche bella notizia. Chi lo sa se è legata a mercato Victor Osimhen oppure chiaramente Piotr Zielinski o chissà cos'altro. Non credo che annunci il rinnovo di Osimhen a Sky, conoscendolo secondo me vuole farlo con la foto su Twitter. Ah, quello è proprio è poco ma sicuro. Mi è arrivato solo a sentire se posso il pieno senso.
ovviamente solo, solo sentire senza una intervista poi durata circa 5-6 minuti, e si può dire tanto. Scriveteci, secondo voi, di cosa ha parlato Aurelio De Laurentiis sta intervista, e ovviamente cosa pensate del nuovo arrivo di Jens Kajust in maglia azzurra, centrocampista svedese che ha preso parte all'allenamento di oggi. Abbiamo visto, state vedendo anche la fotogallery realizzata da Ciro Di Luca per Calcio Napoli 24 in sovraimpressione, considerando che in questo momento il Napoli deve ancora sistemare alcune cose magari sul mercato, chiaramente sperando che Victor possa rimanere. Penso ancora sul terreno del gioco il presidente De Laurentiis con il club manager Antonio Sinicropi e l'AD Andrea Chiavelli, mentre in campo sono rimasti in 5 sul terreno del gioco sono rimasti Idasiak, Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Simeone. Cercando ovviamente di non far cadere la palla per terra. Sono rimasti veramente solo loro 5, non vediamo nessun altro. Chissà, ha svolto lavoro a parte poi in campo per una corsetta leggera. Stai guardando le foto di Jens Kajust, di cui abbiamo già il primo messaggio in inglese. Magari chiedo a Emanuele Bernardo di mandarlo in onda per sentire le sue prime parole da calciatore del Napoli. Non abbiamo ancora le dichiarazioni di Kajust, appena mi darai l'ok mano in regia a Napoli, ovviamente le andremo a riproporre, poi ci avvieremo verso i saluti finali, in attesa chiaramente di capire quali saranno le prime dichiarazioni buone, positive, sì, argomenti di mercato. Osimhen, Zielinski, Kajust ha parlato in inglese, invece ovviamente okay. Poche parole però molto precise e decise nella parte di Kajust. Ok, buone, positive, sì. vediamo, sono molto curioso di sentirlo chiaramente nelle prossime ore. A questo punto l'estate a fare F5, una continuazione su calcio. Ah, è ovvio. Perché che non domanda. Sappiamo il minuto preciso, ma è questione di poco e saranno online le dichiarazioni, perché appena saranno mostrate ve le trascriveremo. Ma il cavo è servito? Cioè già l'hanno mandato a Milano? Sì, grazie a noi praticamente Sky ha avuto perché purtroppo no, perché oggi c'è un problema di wifi di rete pure della team e della Vodafone. Non solo. Ok. Per questo abbiamo avuto problemi di ricezione più a Castellaniano per Team e Vodafone, quindi è un casino col wifi e quant'altro, quindi per questo ci sono dei problemi, e grazie al nostro capo invece abbiamo potuto mandare hanno potuto mandare i colleghi di Sky l'intervista a Milano. No, Giuseppe, sono convinto, non ti preoccupare, sì. È che non posso dire di più, perché purtroppo ovviamente non possiamo a parlare a Sky, chiaramente devo parlare a Sky. Buone, positive, le impressioni, speriamo. Intervista di mercato, Kajust ha parlato. Quanto è durata? 4 minuti e mezzo. 4 minuti e mezzo. Grazie, De Laurentiis in 4 minuti e mezzo dice di tutto e di più. E poi Kajust ha parlato in inglese, quindi ripetiamo, anche lui ha parlicchiato un po', detto di essere felice, come ha detto anche sul social, sull'Instagram del Napoli, quindi... Sì, l'abbiamo poi anche visto nel video che ha mandato prima Emanuele Bernardo in cabina di regia. Qualche domanda, dai, anche allora. Perché siamo arrivati al termine della seduta di allenamento, quindi possiamo dedicarci un po' ai tifosi, siamo ancora in tantissimi in live. Come sta Zambo?
Oggi l'abbiamo visto corricchiare. Sì, per la prima volta. Quindi passo in avanti. Finora aveva soltanto svolto l'evento a parte, terapie. Adesso vederlo in campo, chiaramente, vediamo se questo il suo recupero possa proseguire fino al match contro il Frosinone, se ci sarà, oppure dovremo aspettare la seconda del campionato. Ciao Claudio, ciao Marco, saluti a te Anna Pirozzi, novità? No, semplicemente una questione di fotogallery, non abbiamo più foto in invio da parte del nostro cielo De Luca. Tutte le foto infornate sono uscite. Sì. Con le pizze. No, volevo leggere anche prima di andare poi anche io di là per vedere l'uscita di Kajuste. ADL ha confermato ci siano i rischi? Non credo. No. Perché se è buona e positiva. Vediamo. Con Nathan, Kajuste e Gabri Vega il Napoli sarebbe, ti correggo Renato, la squadra da battere, perché Gabri Vega non è ancora del Napoli. Gabri Vega al posto di Zielinski, considerata anche l'età, considerato le caratteristiche, almeno in quel reparto, compreso Kajuste e Gabri Vega al posto di Ndombele e Zielinski, è di certo hai ringiovanito il reparto. E la poi non ci perde, credo, soprattutto Kajuste e Ndombele. Ciao ragazzi, vi stimo, grazie mille. C'è stato un confronto a Dele Garcia? No. Si sono parlati ma per una manciata di secondi, più che altro hanno scherzato perché ridevano e parlavano fra di loro. Più che altro l'altro ieri sera i due hanno cenato insieme, proprio lui della Nancy Jacqueline, sua moglie, con Garcia e anche qualche altro membro dello staff a Rivisondoli, hanno cenato in un bistrò a Rivisondoli, quindi ritengo che i confronti della Nancy e Garcia se li hanno lontano da occhi discreti, quindi o a cena o in hotel. Ribadiamo come il Napoli abbia un nuovo club manager, innanzitutto abbia istituito questo ruolo del club manager e poi l'abbia affidato ad Antonio Sinigropi, fidanzato, compagno di Valentina De Laurentiis. Hanno fatto 7 anni di fidanzamento da poco, l'hanno postato sui social e tra l'altro auguri anche per il compleanno a Sinigropi di qualche giorno fa. E quindi nuovo club manager per il Napoli, Antonio Sinigropi. Ciao ragazzi, vi stimo, grazie ancora Edoardo. Ragazzi, di cosa state parlando Sassuolo, Frosinone? Fateci capire. Sì, Livia, ok, no. Non è stato un vero e proprio faccia a faccia, ci sono stati appunto a colloquio. Beh, sì. Sì, erano faccia a faccia, sì. Grazie Livia, grazie. Castoker, non litigare con nessuno, dai, hai fatto pace per fortuna. Mo dobbiamo prendere solo Vega, dice Giovanni Rinaldi. Come sono sembrati Nathan e Kajuste, dice Mario. Beh, Colantoni. Kajuste, che peraltro è in campo, Kajuste. Io stavo andando lì per fare l'uscita. Beh, alla maglia del Napoli. Vediamo cosa fa. C'è il numero? C'è il 24. Vediamo che rientra sul terreno di gioco. Dove va? Eccolo, vedi qua. Eccolo qua, bellissimo. Prime immagini di Kajuste. Faccio la gente che corre come i matti. Faccio la notizia: Kajuste ha il numero 24, quindi la 24 ha un nuovo erede dopo Lorenzo Insigne. Ora subito ti arrivano le foto, Manu e Cia. Ormai lo chiamo Manu, però e ci capiamo da quel Manu di Milano a San Siro, ormai io e Manu siamo inseparabili. Kajuste si avvicina anche sempre più alla panchina, si è messo in panchina forse con la maglia, chissà perché non la indossa, sarebbe divertente. Dai, indossa, la forse si sta spogliando, speriamo. Dai Jens, indossa la maglia. È ufficiale, no? Penso. No, direi proprio di sì. Possiamo scriverla come ufficiale. Beh, ha fatto una fotografia con Ciro Sarpa, che è la fotografia del Napoli. Credo proprio di sì. Bello, però, è il 24. Sì. Forse non da centro, sì, da centrocampista. Abbastanza da centrocampista. Sì, no, perché l'aveva Insigne, mi ricordo. No, non se l'è messa, purtroppo. Che
porca. Ora esce in ciabatte, magari mi diri. Colloquio con Garcia, colloquio con Garcia, attenzione. Come stavano parlando in inglese o in francese? Qui è in onda già il numero 24. Micheli è tratto, di Caius, tratta come dei suoi figliocci, tutti noi artisti. Proprio abbracci, scappellotti sulla testa, come se fossero proprio dei loro figli. Bellissime queste immagini di Micheli e Caius, che ora vedrete anche queste a breve, proprio qualche nanosecondo, e le vedrete in sovraimpressione. Grazie a Manuele Bernardo. Devo fare queste due fotogalle adesso a parte. Oggi vedete tante tante cose, ma vi possiamo dare anche un colore retroscena che ci riguarda direttamente, mentre in campo restano sempre Dasac, Meret, Simeone, Raspadori e Di Lorenzo a palleggiare. Avevamo in programma di una visita all'Apollo Limassol, mentre vedete anche De Laurentiis, semplicemente la sua di allenamento si è dilungata troppo, no, quindi... inizia di ritardo. Guarda De Laurentiis con Garcia, c'è sulla foto da qua sopra. Eccoci, ci sei anche tu che hai un cellulare più performante. C'è ancora De Laurentiis, bordo campo con Garcia, mentre i calciatori ridono sul terreno di gioco. Dati loro che si spasso, cioè sono Simeone e Meret che si rotolano per terra. Probabilmente i Dasac sarà incappato in qualche cosa, perché sì, quanti lo indicano. È l'uomo che più viene tartassato goleardicamente dai compagni, ormai lo sappiamo. Vediamo poi cosa porterà questo faccia a faccia tra tutto lo stato maggiore del Napoli. Vediamo, ci sono Aurelio De Laurentiis, amministratore delegato Andrea Chiara, di Garcia, il DS Mauro Meluso, il manager Antonio Sinicropoli e il capo del reparto scouting Maurizio Micheli. Direi eredità pesante. Garcia se ne va intanto. Direi eredità pesante per Caiuste. Per il numero 24. Certo. Il capitano insigne lo ha avuto sulle sue spalle dal 2012 al 2022, in 10 anni, sì. Bellissimo. Alcuni tifosi chiamano chiaramente i calciatori sul terreno di gioco per sperare in un autografo, volendo trovare un pelo nell'uovo, una sola sessione di autografi, magari sarebbe visto l'enorme affetto. L'enorme affetto, sarebbe stato bello vedere un bagno di folla per tutti i calciatori in maglia azzurra, magari all'esterno dello stadio Padini, anche se poi subentrano questioni di sicurezza vista l'enorme mole di tifosi, quindi non è nemmeno semplice andarli a soddisfare tutti
da questo punto di vista. Ah, oppure dicono 24 dovrebbe essere gli anni compiuti. Però perché fare questa... Allora, possiamo anche immaginare questa cosa qui. Assolutamente, lui fa 24 anni oggi. Sì. Prendiamola per buona. Capiamo un attimo se... Vediamo un po' se la Napoli... Magari cambio un po'. Intanto continuano gli unici reduci da Sacomeret, Raspadori, Di Lorenzo e Simone a fare il gioco del lancio della palla in aria per poi schiaffeggiare bonariamente chi la fa cadere a terra. Tempo possiamo mandare sempre sul tuo schermo le fotografie proprio di della giornata di oggi. El Cayust Day, questo qui è stato il nuovo calciatore del Napoli con tanto di maglia numero 24 per gli anni compiuti. Quindi vediamo poi cosa sarebbe nel futuro. Probabilmente, Marco, adesso ti libero un attimo. Sì. Mi chiedo un attimo alla regia di mandare in onda la presentazione di Cayust che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, in modo da liberare un attimo Marco, perché Cayust probabilmente potrebbe andare a firmare già i primi autografi. Quindi appena Emanuele della regia mandi in onda il focus su Cayust, possiamo andare anche a vedere il focus e liberare Marco. Quindi se lo mandiamo in onda e mi dai l'ok, lo liberiamo e poi torniamo qui dallo stadio Patini di Castellisandro. Il Napoli ha trovato il suo nuovo acquisto, non solo Nathan, anche Jens Lis Michel Cayust. Nome più difficile da pronunciare ce ne sarebbero, ad esempio qui c'è Kvaratskhelia, per carità. Però che giocatore è il nuovo acquisto del Napoli? È un centrocampista svedese di origini americane, nato nel 1999 e che festeggerà il suo compleanno proprio domani, 10 agosto, firmando il contratto con gli azzurri. Le viste mediche a Roma, Villa Stewart, un acquisto di cui si era vociferato magari nei giorni scorsi, però non si era arrivati alla conclusione nel giro veramente di poche ore. Ma che giocatore è? Classe 1999, 188 centimetri di altezza, è un centrocampista centrale che il Napoli acquista per dare un cambio a André Frank Sambaghissà dopo il non rinnovo del prestito e il non riscatto di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham. Che giocatore, un centrocampista box to box, capace di giocare non soltanto in fase difensiva, contrasti e pressing sul portatore di palla avversario, ma soprattutto capace di proiettarsi verso la fase offensiva, l'area avversaria. In Francia 3 gol allo Stade Reims quest'anno, e tutti e tre dalla panchina, nessuno come lui, quindi anche un piccolo record. Ma che giocatore è? Come nasce Cayust? Questa qui è la pronuncia, prima di evitare qualsiasi problema come è successo con Kvaratskhelia ad esempio. Dicevamo, Cayust è un nasce calcisticamente in Svezia,
all'Orgreit, squadra che ha militato anche in Serie A, poi si trasferisce in Danimarca nel 2018 al Midtjylland. Lo ricordate, il club che affrontò anche il Napoli all'epoca di Maurizio Sarri in Europa League. Al Midtjylland resta dal 2018 al 2022, quando a gennaio si trasferisce in Francia. Circa 10 milioni di euro il trasferimento dal Midtjylland allo Stade Reims, squadra di Ligue 1. Cosa succede poi? Gioca un anno e mezzo fino ad arrivare a questa stagione, 31 presenze, 3 gol nell'ultima Ligue 1, una presenza notevole in mezzo al campo e, diciamo, 3 gol che hanno convinto il Napoli poi a investire una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro, con ingaggio simile a quello di Pernatan, dal milione di euro circa a salire, per dare un altro uomo al centrocampo del Napoli, considerando i tanti movimenti che possono esserci in entrata e in uscita. Che giocatore è il cambio di Anguissa? Da questo punto di vista, tecnicamente mancava un giocatore che potesse cambiare il camerunese, che peraltro, ricordiamolo, a gennaio mancherà perché c'è la Coppa d'Africa, e quindi un'arma in più nello scacchiere di Rudy Garcia. Dopo Nathan quindi arriva un altro acquisto per il Napoli, magari poco conosciuto come lo stesso Nathan, però giocatore di sicuramente valore, prospettiva, futuribilità, che è quello lì che più interessa al Napoli, campione d'Italia, e la speranza di vederlo già qui a Castel di Sangro, Jens Kajuste, in modo da poter vedere quello che sarà il quinto svedese con la maglia del Napoli, dopo Amrin, Jepson, Carl Corneliusson e Jonas Stern. Un altro centrocampista svedese arriva in maglia azzurra, la speranza ovviamente che possa ricalcare le gesta di Tern, Amrin e Jepson, magari non di Corneliusson, che ha giocato al Napoli in Serie C, però un altro centrocampista agli ordini di Rudy Garcia. Un mercato del Napoli che si sblocca a agosto iniziato, prima Nathan, adesso Kajuste, ricordiamolo, circa 10 milioni di euro, bonus più, bonus meno, dallo Stade Reims, centrocampista classe 1999, che ovviamente non può che festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, firmando per il Napoli. E allora siamo arrivati al termine di questa nostra lunga diretta, vi lasciamo con le fotografie della nostra sessione firmata da Ciro De Luca con le immagini di Jens Kajuste, e non ci resta che salutare Marco Lombardi e Emanuele Bernardo in cabina di regia. Da Claudio Russo un saluto a tutti, la nostra programmazione torna domani mattina con la rassegna stampa, poi Calcio Napoli 24 live, i collegamenti e ovviamente 18:30 Napoli Apollo Limassol, ultima partita che chiude il ritiro di Castel di Sangro. Da Claudio Russo un saluto a tutti, grazie per averci seguito su YouTube e su canale 79 del Digitale Terrestre Napoli e Caserta. Buon proseguimento di serata sulle nostre frequenze, tutti gli aggiornamenti su calcionapoli24.it. Buona serata.